Amici, oggi prepariamo insieme tre bevande super autunnali, super carine e bellissime di Starbucks come i vecchi tempi. Vediamo quale oggi dobbiamo preparare insieme, ma prima sigla! Yolanda Ritz. Everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un video che non facevo da un po' di tempo, ossia cucinare e preparare delle bibite insieme a voi, famosissime di Starbucks, che stanno andando viralissime in questo periodo su TikTok. Ne prepariamo 3: Float Caramel, 2 Matcha Strawberry, 3 invece il Pumpkin Spice Latte. Tutte e tre però le facciamo fredde. Prima di iniziare il video, pollice in su, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella, le notifiche tutti i giorni alle 14:30 e alle 18. Visitate il mio sito, trovate il link in descrizione, www.yolandaswitz.it, per prendere i miei slime, kit e colle. Direi quindi adesso di cominciare perché le voglio preparare insieme a voi per vedere come vengono. La prima bevanda che voglio fare con voi è proprio Strawberry Matcha. È bellissima da realizzare e ora vi faccio vedere cosa userò. Però delle fragole disidratate, ma è un optional in realtà queste qua, ragazzi. Latte di cocco o crema di cocco. Userò il latte, questo qui che è senza lattosio. Sciroppo di fragola. Ho messo per comodità all'interno di questo bicchiere, ma lo sciroppo di fragola è quello che si usa anche per fare le granite, le bibite, le bevande. Ma ci serve il matcha. Ci serve questo, che è il montalatte, perché la parte del matcialatte la dobbiamo montare, del ghiaccio, un bicchiere qualsiasi e basta. Direi quindi adesso di cominciare e procediamo appunto a fare il nostro matcialatte strawberry. Iniziamo dal bicchiere e mettiamo all'interno un po' di sciroppo di fragola. All'interno del bicchiere, questo qua, dove creeremo il nostro drink, andiamo a mettere il ghiaccio, un po' di ghiaccio, ragazzi. Qua dentro iniziamo a creare il nostro latte alla fragola. Iniziamo a prendere la crema di cocco. Wow! Prendiamo il latte normale, lo mischiamo nel latte di cocco. A questo punto mettiamo lo sciroppo di fragola, magari all'interno del bicchiere. A questo punto vado a dare una mescolata. Che il nostro sciroppo di fragola è diventato rosa e fragoloso. Mettiamo sotto qui fragole disidratate. Un po' le metto all'interno del latte, un po' le vado ad inserire all'interno del bicchiere. Mescoliamo all'interno del bicchiere. Così è spaziale. Dopo aver ottenuto questo, che è fantastico, andiamo a prendere un altro bicchiere pulito. Mettiamo un po' di latte. Prendiamo il nostro matcha. Dovrebbe essere zuccherato, ma io non lo zucchero perché lo voglio così. Mettiamo il matcha all'interno del latte. Adesso, appunto, andiamo a frullare. È super soddisfacente. Che poi, ma che profumo ha il matcha? Dentro al drink alla fragola. Grazie! È bellissimo! È bellissimo! È stupendo! Cioè, guardate la meraviglia di questo drink, è meraviglioso. Ho montato un altro po' di matcha con il latte, l'ho messo sopra. Adesso assaggiamo. In che senso? Buonissimo! Ci vogliono un po' di cose per realizzare questo. Il colore poi è un po' così, quando si mischia è un po' così, ma nel complesso il sapore è eccezionale. Ovviamente è aesthetic solo quando si mischiano le due cose, poi quando si gira diventa di questo colore. Molto molto buono, si sente la fragola, si sente il cocco, io l'ho voluto fare col cocco, e si sente il matcha. Andiamo a preparare la nostra bevanda Caramel Cloud, che sarebbe nuvola di caramello. Prepariamo il nostro caramel cloud. Per prepararlo ci vuole sciroppo di caramello. Io ho questo qui, questo qua è the best, ragazzi. Per me è il migliore che ci sia. Ovviamente qualsiasi sciroppo al caramello va bene, cioè non è che bisogna avere per forza questo, eh. Poi, quando ho fatto questo, che ho ricoperto il bicchiere con il caramello, prendiamo la panna, ok? E spruzziamo un po' di panna, sempre se ci riesco perché la panna ovviamente è chiusa. Spruzziamo la panna sotto al bicchiere. Dopo aver spruzzato la panna, dobbiamo fare quest'altra cosa, ossia
prendere i due bicchieri e fare questa cosa con il latte. Prendiamo il latte da una parte, me ne servono due perché non ho uno abbastanza grande da contenere tutto. Mettiamo un bel po' di caramello, ossia 3 cucchiai di caramello, uno di loro. Iniziamo a montare il latte con il caramello all'interno e deve venire più spumoso possibile, ragazzi. Proprio super super arioso deve venire, proprio una nuvola, ecco perché cloud, caramel cloud. Dopo aver montato il latte con il caramello, non so se notate, guardate quanto è schiumoso, ho montato un altro bicchiere solo il latte. Allora, questo giro non metto tanto ghiaccio perché non ce ne vuole tanto. Poi verso la mia schiuma di caramello, verso la mia schiuma di latte. Sopra. Così. Raga! Madò, è bellissimo! Ora vado a mettere il caramello. È uguale, raga! È bellissimo! Eccolo! Eccolo qua il nostro caramel cloud. Stupendo, raga! Bellissimo! È uguale. Ovviamente adesso andiamo ad assaggiare. Non si aggiunge zucchero qui perché nello sciroppo di caramello già c'è tanto zucchero. 3, 2, 1, assaggiamo. Che ve lo dica fa, ragazzi. Spettacolo. È buonissimo. Voto 10. Questa è la mia preferita. Ora facciamo l'ultima, che è il pumpkin spice latte. Per fare il pumpkin spice latte è un procedimento abbastanza complicato, ma io ve la rendo molto più facile. Ossia, comprare uno sciroppo già fatto online. Io ho comprato questo. L'ho trovato su Amazon perché quest'inverno penso che mi berrò solo pumpkin spice latte. È uno sciroppo ed è anche senza zucchero, senza niente praticamente. È fatto apposta per il pumpkin spice latte. Versioni, quelle col caffè e quello senza caffè. Io oggi lo vado a fare senza caffè perché, come sapete, io il caffè non lo posso bere. Allora, prima di tutto mettiamo il ghiaccio perché, come vi ho anticipato, lo facciamo freddo. Si può fare in due modi, caldo e freddo, con latte caldo e con latte freddo. Io però lo faccio freddo mettendo il ghiaccio all'interno del bicchiere, ok? In un altro bicchiere, per preparare la miscela, prepariamo appunto latte e sciroppo. In realtà, per creare questo sciroppo bisognerebbe frullare la zucca cotta, mettere le spezie, ossia cannella, zucchero, tante spezie che questo qui ha già all'interno. Ok? Quindi vi dico perciò che ho comprato questo, è arrivato un po' rovinato, ma raga, è praticamente proprio, cioè, è proprio il pumpkin spice latte. Ne ho messo un po' troppo. Secondo me un cucchiaio andrebbe bene. Dentro ci sono tutte le spezie, c'è anche la cannella. All'interno di questo io vado a mettere il latte. Ed è per questo che dovrebbe venire un po' marrone. Viene marrone perché dentro c'è il caffè. Io però il caffè non lo metto. Vado a mettere un po' di caramello, giusto un po' tutto intorno. Vado ad inserire il mio spice latte all'interno del bicchiere. Nell'altro bicchiere metto latte normale e con il montalatte lo vado a montare perché sopra vado a creare la schiumetta. Nel pumpkin spice latte, vi ripeto, ci vorrebbe il caffè. Io non lo metto perché non lo posso bere. Ok? Andiamo a mettere questa schiuma sopra al nostro pumpkin spice latte. Mettiamo sopra per decorare un po' di cannella. E vabbò, un po' ho detto, non una marea. Io proprio no. È bellissimo. Wow! Si può mettere anche la panna, in tutto ciò. Ce la potete fare come volete voi. Io ho messo anche il caramello dentro. Comunque è molto dolce, quindi di questo ce ne vuole veramente forse 2 cucchiaini, perché è molto speziato ed è molto dolce. Comunque le bevande di oggi sono state tutte eccezionali.
Ok amici, allora grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Io vi voglio tanto bene, un bacione e un abbraccio forte e noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Ciao!